Gli sono bastate 3 settimane per prendersi l'Arezzo, 3 settimane per trasformare un gruppo senza anime e senza idee in una squadra che corre, lotta e che sa quello che vuole. L'uomo della svolta amaranto non può essere che lui, Massimo Pavanel. Arrivato tra lo scetticismo generale di una piazza già scottata dall'esperienza Bellucci, è stato fin da subito credibile agli occhi dei calciatori, direttore di un'orchestra che suonava fuori tempo e che adesso esegue lo spartito all'unisono. Era all'esordio tra i professionisti, ma nessuno se n'è accorto. Ha esordito perdendo, ma martellato un gruppo depresso dai risultati in crisi d'identità, ha cambiato modulo passando dal 4-3-3 al 3-5-2 e restituendo un'organizzazione di gioco e principi più razionali per sfruttare al meglio le caratteristiche dei singoli. La priorità era subire meno gol dietro e lasciare là davanti Moscardelli a lottare da solo contro le difese avversarie. Infine ha migliorato la condizione fisica e psicologica, lo spogliatoio lo segue, in campo si vede. C'è disponibilità di tutti al sacrificio e questo fa la differenza. Oggi l'Arezzo è una squadra in grado di cambiare pelle, nel senso di modulo, testa, gambe, tattica, la svolta in 3 mosse. La trasferta di Livorno ha suggellato tutto questo. Dopo le vittorie contro Alessandria e Pontedera serviva un test probante e il derby ha confermato che la strada intrapresa del tecnico veneto è quella giusta. Pavanel ha toccato il cuore dei suoi ragazzi tirandone fuori il carattere. Un mese fa una prestazione come quella vista all'Armando Picchi non sarebbe stata possibile. Ha rivitalizzato elementi che sembravano smarriti, svuotati, senza più stimoli, da Foglia a Cenetti, da Corradi a Sabatino. I numeri dicono che sotto la gestione Bellucci l'Arezzo ha subito 9 gol nelle prime 4 partite, che diventano 10 se ci aggiungiamo anche la Coppa Italia. Una media di 2 ogni 90 minuti. Nelle 4 gare successive, quelle con Pavanel in panchina, gli amaranto ne hanno incassati appena 3. Un dato che evidenzia come in poco tempo si siano trovati equilibri perché prima mancavano. Adesso viene il difficile perché c'è da confermarsi e colmare le lacune che ancora restano per sfruttare a pieno il potenziale e compiere l'ultimo salto di qualità, quello che serve per passare dalla parte sinistra della classifica con vista sui playoff. Pavanel lo ha scelto Gemmi assumendosi tutti i rischi del caso. Parlare di scommessa vinta è ancora presto, ma la sensazione è che l'Arezzo abbia trovato davvero l'uomo giusto per uscire dal tunnel nel quale si era infilato.